Amici toscani dei motori, ecco che lo allargassi delle telecamere potete verificare la presenza in studio di Gabriele Tognozzi e Francesco Pinelli, ovvero l'equipaggio giunto secondo assoluto al recente Rally Città di Pistoia. Innanzitutto grazie di aver accolto il nostro invito. Grazie a te. Grazie perché a non sono poi molto televisivi e cercano sempre di depistare questi inviti in televisione. Però calcolando che quest'anno il buon Gabriele, con l'aiuto in auto di Francesco, hanno fatto due gare solo, hanno vinto Val di Nievole e erano arrivati secondi a Pistoia, praticamente non sono mai scesi dal podio. Se doveste fare un'altra gara, cosa che non farete, il podio come minimo è prenotato. Fatta questa apertura, la realtà è due gare, due bei risultati, quindi il tuo feeling con questa Fabia R5 by Colombi non è tutta da scoprire, ma sei già a buon livello. Sì, sì, no, è una macchina che comunque ti permette tanto, anche io ora magari mi ritengo magari forse un pochino un pilota abbastanza esperto, insomma, su certi tipi di, non dico di macchine, però insomma l'ho guidata un po' tutte e vedendo la struttura di queste nuove macchine, queste nuove R5, devo dire che sono molto guidabili e ti danno tante possibilità di, insomma, di errore anche a volte. Ah, quindi ti riescono anche a... Di sbagli di guida più che altro, no di errori grossolani, perché comunque poi gli errori grossolani uno poi... Si tramutano magari, ecco, anche in danni grossi. Però alcuni errori che comunque se te fai tutta la prova liscia sicuramente fai un buon tempo, insomma, senza grosse difficoltà. Senti un po', Francesco, ma da dentro si vede poi, si sente questa velocità costante e continua che in effetti da fuori invece si percepisce? No, fortunatamente da dentro non è che la velocità viene percepita per quella che è, perché se no ti impressioneresti talmente tanto che smetteresti dalle note probabilmente. Però se ti fermi a vedere un attimo gli alberi o le piante che ti passano accanto, allora lì sì che vedi... Ti rendi conto che la velocità è elevata. Sì, sì. Innanzitutto dovrei tirare le orecchie a Francesco perché è venuto in trasmissione con questo maglioncino proprio bello sparato e che rispetto invece ai due colori scuri che abbiamo noi risalta proprio nell'inquadratura. Però la realtà è proprio questa, da fuori chi vi vede sembra quasi che voi non abbiate la sensazione della velocità così elevata che invece trasmettete e si vede nella percorrenza sia di curva sia anche del modo di affrontare questa curva. Ma forse il problema è proprio questo, di queste macchine che hanno una stabilità veramente eccezionale, nel senso che magari non riesci a percepire tanto la velocità e perciò possono anche diventare pericolose, come ci sono stati anche domenica questi vari incidenti, insomma. A volte anche appunto i piloti esperti si trovano in difficoltà proprio perché ti permettono tanto. E quello è il problema. Siamo tornati un po' troppo in fase di insicurezza, secondo me. E questa grande aderenza che hai, avendo poi anche molta trazione, molta gomma sul terreno, è vero che si stacca, si fa la staccata, si frena già dentro la curva? Sì, i piloti, basta guardare in italiano quello che riescono a fare i professionisti, insomma, sicuramente noi non siamo a quei livelli lì, però vedo che, come ti dicevo, la macchina, la frenata, basta insomma coordinare un po' tutto insieme che stacchi dentro la curva, poi c'è una percorrenza in curva troppo, veramente tanto elevata, che comunque non ti rendi conto che... Io guardavo anche nei pezzi su del camera car, comunque si percorre una prova tipo quella di Casore, insomma anche salita, quarta, quinta, comunque di velocità ne facciamo tanta. Però non ti rendi conto proprio della velocità che stai facendo, è per quello che a volte forse diventa anche un po' pericolosa, perché basta un minimo errore che magari... Cioè, esci a delle velocità insomma sostenute, quello è il problema. Senti Francesco, tu se non sbaglio non eri molto in forma durante la gara, ok? Però hai stretto i denti e l'hai portata a compimento perché insomma forse essere secondi dietro a una VRC, per cui in teoria primi delle macchine attuali, era sempre un ottimo risultato.
Sì, sfortunatamente avevo un po' di influenza e non ero al 100%, però quando entravamo in prova passava tutto e quindi riuscivo a dare note normalmente. Poi quando finiva si abbassava un po' la tensione, ritornava un po' il malumore, però stretto i denti e siamo arrivati fino in fondo. Te lo portavi a giro durante i No, trasferimenti? ero preoccupato perché la mattina prima di partire l'ho visto un po' uno straccio bianco proprio, così che ho detto, che si fa? Poi ho detto, no, andiamo, andiamo, visto che piano piano si ripigliava un Sì, perché gli ho po'. detto se alla peggio se senti che non ti do più le note ti giri, se sono svenuto accosti e Bella questa finiamo. idea, se non senti più le note mi sono svenuto a costi, bella idea. Sentite, Cresci ovviamente era l'unico in gara con la VRC per cui ha fatto la gara a sé e si è visto che già dalle prime quattro prove aveva 48 secondi, poi ha pagato quei 6 minuti, quindi in teoria ne ha pagato Non ci ho uno. fatto più di caso neanche quando ha pagato Infatti. quel minuto, No, sì, diciamo. infatti Sinceramente penso che era scontata. mi hanno detto ci dovevi credere di più, però non lo consideravo neanche dopo, neanche sull'ultima prova praticamente che era davanti, non pensavo neanche che me la facesse vincere, insomma. Beh, insomma, sai, per lui forse magari l'ho sempre visto con non troppo teso, perché forse era conscio della superiorità, però quando ha cominciato a pagare i 4-5 minuti Sì, me l'ha all'assistenza. detto che gli si è riazzerato tutto, gli si è riazzerato tutto, ha resettato proprio tutto il cervello e è ripartito da capo perché dice, insomma, sai, mi cominciavo a preoccupare perché, insomma, Sì, però è stato bravo perché poi ci si è messo con calma, senza avere furia, perché poi. Non è facile per No, chi non è perché corso poi magari. comunque magari ti fai prendere dall'ansia di dover rimontare Sì, per forza e poi rimontare. magari fai dei danni. Invece lui si è messo lì piano piano e ha rosicchiato secondi su secondi, infatti poi dopo. No, comunque a calcoli, se uno No, non è vabbè, sì, un. era A imprendibile comunque. calcoli, ristava davanti tranquillamente, insomma, Senti un po', vi sinceramente. piacevano di più la prova bella, quella lunga di 20 km, dove magari Bellissima. dà esattamente di più, perché quando inizi a prendere il ritmo quasi quasi ti spiace che arrivi lo stop, oppure magari altre prove più scratch dove però si riusciva Beh, no, a. noi siamo un po' da prove lunghe perché, bene o male, abbiamo sempre corso in campionati che c'erano prove dai 15 ai 30 km, insomma, sì, che è lì che poi impari a fare la differenza. Sulla prova lunga, la mattina abbiamo avuto qualche problema di assetto che ci ha mandato in crisi un po' il risultato perché. Siamo andati fuori temperatura con le gomme, insomma, l'assetto era troppo morbido, sono partito troppo prudente anche lì e ho fatto un po' una gara a metà. E si sa che quando si fanno questi errorini, il cronometro inappellabile subito ti danneggia. Ti danneggia. Sentite, purtroppo mi hai detto, purtroppo perché la passione ti porterebbe a correre quasi ogni domenica, però bisogna fare sempre i calcoli con il vil denaro e Sì, questo è è. diventato tutto troppo difficile ora, insomma. Ecco, tu sei un po' datato perché insomma fra me e te ci sono solo 10 anni di differenza. Però hai ancora questa verve, questa vitalità. Ecco, non è un po' troppo tutto contingentato adesso a reperire, trovare fondi perché è diventato tutto troppo caro? Noi abbiamo sempre corso con uno sponsor, non è che abbiamo mai tolto nulla alle nostre tasche, però. Oggi come oggi è veramente diventato difficile, insomma, trovare un budget per fare una stagione al mezzo top, almeno, Sì, capito? quantomeno Non con altra, queste macchine qua. con queste macchine qua. Sicché anche quest'anno abbiamo ridotto tantissimo, abbiamo fatto queste due gare perché comunque sono qui nella zona, sono gare belle, sono gare di Costi di casa, trasferta appunto limitati, con i costi di trasferta tranquillo. limitati, sicché insomma, bene o male. Abbiamo fatto queste due gare con la voglia di farle, insomma, non è che. Caro Francesco, termino con te, ma se tu dovessi chiedere un qualcosa per arrivare al top di questa tua carriera da navigatore, cosa chiederesti? Ma ascolta, io qualche soddisfazione fortunatamente me la sono levata, però forse mi piacerebbe fare una stagione in italiano con una vettura di questo genere al top, senza pensieri, senza problemi di costi. Quella è una bella voglia che mi leverei volentieri.
Infatti gli ho detto, bisogna che tu trovi un pilota. Si trova un pilota, così il buon Gabriele torna all'ospedale di Pescia a fare ciò che fa di solito tutti i giorni. Certo. Bene, sono contento di averli avuto in studio. Fanno poche gare, le uniche due che hanno fatte, come vi ho già detto, sono state da podio, addirittura vincente al Val di Nievole e secondi assoluti, ma primi della loro categoria R5 a Pistoia, e sono anche simpatici, hanno esattamente la visione della gara così come deve essere, meglio di così, sono due personaggi calmi, tranquilli e riflessivi anche fuori dall'auto. Io non sono convinto che in macchina sia tutto così riflessivo, però vedremo il camera car, così poi anche voi potrete giudicare.